Sui vitalizi brevemente, visto che è un tema, diciamo, che ormai conoscete, tratto spesso, ma non mi sembra che ci sia nessun intento vendicativo né persecutorio. Abbiamo semplicemente rilevato quella che è, secondo noi, un'ingiustizia che va sanata, perché ci sono cittadini che hanno visto nel tempo mutare il loro rapporto con lo Stato e abbiamo visto invece ex consiglieri regionali che non hanno visto mutare il loro rapporto con la Regione e con i cittadini. E ci sono semplici cose che andrebbero toccate senza bisogno di darsi tempi o fare ODG. È da inizio dell'anno che noi ne parliamo, sapete, quando abbiamo depositato la nostra proposta di legge sui tagli e costi della politica, che in parte è stata recepita. In parte, di una parte non se ne vuole discutere, era proprio quella dei vitalizi. Mica che sia solo il nostro pallino, però diciamo che è un segnale che ancora questa regione ha deciso di non dare. Cogliamo positivamente il fatto che avete dato disponibilità a parlarne, ma ci sono tre semplici cose che si possono fare senza problemi di ricorso, senza intenti punitivi e che portano un risparmio alla regione e che portano un senso di giustizia dei cittadini nei confronti anche della Regione. È semplicemente questo. Uno, l'innalzamento dell'età pensionabile, e su questo abbiamo fatto emendamenti. E tutti i cittadini ormai sanno che la loro età pensionabile è 66 anni e il vitalizio si percepisce a 60 anni. Ci sembra semplicemente che questa sia una norma che non abbia più senso di esistere. Ci fa arrabbiare ancora, e l'ho già ribadito tante volte in quest'Aula, il fatto che il vitalizio sia stato agganciato retroattivamente all'indennità del consigliere regionale al 31-12-2005, quindi a 8.000 euro. Quindi tutti i tagli che si sono fatti negli anni fino ad arrivare ai nostri 5.000 euro lordi non si sono mai ripercorsi sul vitalizio, come era nella legge regionale. Solo attuare queste due semplici operazioni comporterebbe per la nostra regione nei prossimi 4 anni un risparmio di 10 milioni di euro, solo attuare queste due norme. Sono due norme di giustizia e sono due norme che porterebbero altri soldi nelle nostre casse. Poi, anche noi siamo d'accordo con quello che avete accennato, che bisogna cominciare a ragionare sul passaggio al sistema contributivo. Infatti abbiamo depositato un progetto di legge che tiene proprio conto di questo. Poi bisogna tener conto anche che bisogna eliminare altri privilegi come il cumulo dei vitalizi, cioè che si possa percepire un vitalizio da consigliere regionale e un vitalizio da parlamentare. Tutto qui. Quindi noi siamo disposti a parlarne, il nostro progetto di legge è già lì bello pronto, quindi da gennaio, anche prima dei 6 mesi che state annunciando, noi siamo pronti a parlarne, perché ci sembra che sia giusto arrivare finalmente ad un punto definito e definitivo, senza però trovare scuse, senza fare sconti, senza difendere dei privilegi che ormai sono sotto gli occhi di tutti. Grazie.